già sanno cucinare, odiano stirare e sanno far l'amore. E fanno da mangiare, sanno cucinare, odiano stirare e sanno far l'amore. You really come here to learn to cook? Absolutely, yes, yes. To learn the Pugliese kitchen. That's what Pugliese. That's quindi right. Voi siete amanti della cucina pugliese. That's right, correct. Sì, sì. Fanno da mangiare, sanno cucinare, odiano stirare e sa far l'amore. E fanno da mangiare, sanno cucinare. Ma voi davvero siete partiti per venire a fare un corso di cucina? E le vostre mogli dove sono? Queste donne che non cucinano più proprio. Come l'avete conosciuta? L'abbiamo conosciuto da un amico che abitava a Bari. Sono capo di una casa editrice scientifica. Oh. E lui è il direttore. Non è un cuocole, no, non ha un ristorante. Non è un cuocole, no. Tutto questo in una stalla? Tutto questo in una ex stalla debitamente ristrutturata. Abbiamo pensato così di ospitare un po', perché erano qui stanziali a Conversano ospitati, e quindi ricreare un po' un ambiente contadino, quindi abbiamo chiesto gentilmente ai padroni di casa di poter ospitare questa avventura, tra virgolette, perché per noi insomma è una piacevole avventura anche questa gastronomica e culinaria, per far conoscere un po' la nostra cultura, diciamo contadina, ma sempre rapportata ai giorni nostri. Sono orecchiette e cavatelli questi? Sì, cavatelli con polpettini di alecci e pomodorini. E poi... Questi dovresti saperli fare tu, è impossibile. Insomma, oltre un certo limite questi uomini non arrivano. No, no. Neanche gli italiani. Sì, è vero. Specialmente questa manifattura. Perché sono quelle piccole proprio. Sì, oltre ad essere piccole, escono da sotto il coltello. È stato più facile farle che spiegare cosa fossero le assolutamente. Cartellate. Assolutamente. Come si dice cartellate in inglese? Le abbiamo lasciate in italiano, cartellate, così come molti dei termini di culinari tipici sono stati lasciati esattamente identici. Quindi nella ricetta delle cartellate non c'è la traduzione. Per le altre ricette invece avete fatto la traduzione. Sì. Queste sono le cartellate che avete cucinato voi. Ti assicuro, veramente. Dotatissime. Anni di studio che poi portano visto a realizzare le nostre cartellate. Poi abbiamo fatto una parte col vincotto, ho spiegato loro cos'è il vincotto, e una parte con la gelatina di frutta che non conoscevano. Diciamo che la maggior parte degli ingredienti che noi siamo usando. Io non si fanno col miele. Allora, gelatina di frutta. Bisogna anche tu di un corso avanzato.